I consumatori sull'olio di palma hanno reagito. Perché? Perché sono stati informati del fatto che l'olio di palma non è che sia dannoso di per sé stesso, ma non ha quelle caratteristiche benefiche che invece ha l'olio di oliva, ad esempio. Tutti quanti siamo molto solleciti nei confronti della nostra salute, sapendo che c'era la possibilità di prendere dei prodotti alternativi con gli oli prodotti in Italia e non l'olio di palma prodotto nel sud-est asiatico, un po' alla volta. Scegliendo un prodotto anziché l'altro si è selezionato, come in natura esiste la selezione, così anche sugli scaffali dei supermercati il compratore può fare la selezione ed è una selezione che funziona molto bene. Infatti, se vedete nelle scritte, la maggior parte dei prodotti adesso riportano senza olio di palma. E secondo lei perché non è successo con altri prodotti che devastano l'ambiente? Perché non è soltanto una questione di devastazione dell'ambiente, bisogna andare a toccare le corde sensibili del consumatore. Quando si è detto guardate che l'olio di palma non vi fa bene, il consumatore immediatamente ha capito che l'acquisto comportava un effetto immediato su di sé, quindi non era l'ambiente nel suo complesso che ne avrebbe avuto uno svantaggio, ma il singolo compratore che aveva preso un prodotto che non era salutare. E quindi molto probabilmente questo è il segreto, questa è la ricetta, far capire a tutti quanti che le nostre pratiche, che i nostri comportamenti hanno una ripercussione immediata sulla nostra salute e sul nostro stile di vita.